in collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Assicurazioni Andreotti Carlovi, Agenzia Generali di Cless, Bicigriffa Edo, Patrick Bike, Montura, Top Dolomites Gran Fondo, Madonna di Campiglio, con Francesco Moser, Pregis, al servizio della ristorazione, Bemer Italia, terapia fisica vascolare, Ristorante Mozioni, Fish and Wild, a Riva del Garda, Cerco Casa in Trentino, l'immobiliare del territorio trentino, Panem, il viaggio nel panino italiano, Garmin, Ceccato Automobili, Gioielleria Orologeria Stedile. Mi alzo sui pedali e via, su cime e sentieri della vita mia. Biciclissima, su, più su. Posto straordinario questa settimana per Biciclissima, siamo in Alto Adige. Dove siamo per la precisione, Giovanni? Siamo esattamente a Plose, sopra Bressanone, e il grande sole ci accompagna sempre. Biciclissima. Fortunata. Siamo un bel gruppo, qui prenderemo la funivia, ci porterà a Valcroce a 2000 metri, circa 1000 metri di dislivello, senza bicicletta e funivia, le bici le troviamo su, siamo un bel gruppo con Vera Profanter, che è responsabile del progetto Bike dell'APT di Bressanone, Max Messner, che è una guida di mountain bike, perché oggi andiamo in mountain bike, lo vedete dal casco, e naturalmente Graziano Angeli. Quando si parla di Alto Adige, Graziano lascia i bilanci, lascia tutto e viene in Alto Adige. Allora, abbiamo una grande opportunità, fargli fare un downhill di quelli che ce poi... ne abbiamo due downhill. Sì. Ecco. Ok. Allora, quello pericoloso per Graziano e quello più tranquillo per me. Grazie. Ok, ma abbiamo che hai visto come ti voglio bene, Graziano? Allora, io direi subito di sentire da Vera il programma di quest'oggi. Saliamo in cabino via, poi insieme a Max facciamo un piccolo corso di tecnica di guida. E poi facciamo la Jerry Line o la Hammer Line, sono due trail bellissimi, e facciamo una piccola discesa. Dopodiché facciamo una pedalata per arrivare al rifugio Rossalm per far pranzo. Io voglio sapere una cosa, vedo tanti bikers qui alla stazione di partenza, la mountain bike qui, so che in valle poi passa la Monaco Venezia, ci sono tutte le ciclabili, c'è tanto da divertirsi, che è un paradiso per i biker. È proprio un paradiso. Sulla Plose abbiamo 4 trail per biker. A settembre c'è sempre il Mountain Bike Festival, che ormai c'è qui a Bressanone da 10 anni. E quindi... Io volevo sentire da Max qualcosa in più, perché lui ci farà anche un corso di tecnica di base. È vero che noi siamo presuntuosi e pensiamo di sapere tutto, ma in bicicletta si impara sempre. Vero Max? Esattamente, importante rispetto alle regole. Noi avremo un parco su 2000 metri della Plus Bike a disposizione, io farò un po' di esercizi a voi e vedremo un po' per andare sicuro, per scendere dalla Jerry Line oppure anche alla Hammer Line. Allora partiamo, ma prima naturalmente abbiamo parlato di biciclette, di mountain bike, parleremo poi di panorami, sono quelli che più interessano a Graziano, perché qui lui è esperto del posto, vero Graziano? Sì, la Plose l'ho frequentata spesso quando ho installato un primo ripetitore a Valcroce, un secondo ripetitore al Monte Telegrafo, quindi ho avuto occasione di frequentarla per motivi di lavoro. Oggi però mi sono dedicato una giornata intera per divertirmi insieme a voi a fare questa esperienza in questo posto magnifico. Grazie Graziano, Vera, bisogna partire adesso. Andiamo, perché la giornata è lunga. È lunga e faticosa. Tempo bellissimo. Faticosa, quindi... sarà faticosa? Sì. Sì? O sempre. No? No. Vediamo, vediamo. Vediamo. Giovanni lo vedo, come lo vedi Giovanni? Carico. Allenato. Allenato. Molto allenato. Lui non vede l'ora di andare alla maglia e a sedersi. Allora, giornata strepitosa sotto profilo meteo, ma giornata anche particolare, affascinante per quanto riguarda i luoghi, i paesaggi, e giornata naturalmente straordinaria, beautiful, wonderful. Ma vogliamo smetterla con questa leggenda metropolitana che sono a dieta adesso, scusa? È a dieta, andiamo.
Un quarto d'ora per salire qui a Valcroce, 1000 metri di dislivello, praticamente il tempo che ci mette un camoscio. Vera, qui prendiamo le bici e poi che succede? E poi facciamo una sfida, perché qui sulla Plose abbiamo il looping più grande del mondo. Non nel mondo, però sicuramente dall'Italia. Ecco, vedo che Giovanni è molto interessato al looping, perciò tu non dire niente, eh? Okay. Lo mettiamo alla prova. Zitta, zitta, metti la mano davanti al booster, metti la mano davanti alla booster. Prendiamo le biciclette. Max, allora qui sembra la bike land. Intanto abbiamo iniziato a prendere le biciclette e ho visto che con cura tu hai misurato tutto, quanto siamo alti, lo fai con tutti, no? Esatto. Procedura, noi, protocollo. Noi le bici le prendiamo di noleggio, in base all'altezza della bici giusta, poi io faccio l'ultima verifica, controllo la sella, l'altezza, il manubrio, vediamo anche la pressione dell'aria, che è molto importante, per andare al sicuro. Per noi è una cosa fondamentale. Questa è la mia, poi devo dire è la prima volta che vedo che voi date un kit completo. Esatto. Gomitiere, nostro... ginocchiere e anche protezione per la schiena. Schiena. Oggi noi facciamo a meno perché siamo professionisti. Ok, molto d'accordo. Ho detto una grandissima, vabbè. Dai, volendo anche il casco integrale ci sta. Volendo anche il casco integrale. Ok. Poi, altre norme di sicurezza prima di partire? No, niente. Il primo visito fatto, adesso andremo avanti, faremo il primo giro qua all'anello. Ecco, faremo questo mi ha veramente turbato, routine. Mi ha un po' turbato, ma anche stimolato, okay. Devo dire anche un po' eccitato, perché a questo punto lancio la sfida al nostro grande editore Graziano Angeli. Tu te la senti di fare questa sfida con me? Assolutamente sì, Giovanni. Vediamo poi come te la caverai. Chi ci impiega meno a fare il giro? 100 euro, 1000 euro. Facciamo 100 euro per 100 kg di libidine e bontà, i tuoi 40 kg, no, sei poco di più, dai. Appena, appena. Allora parte la sfida. Vediamo, vediamo. Allora, qua metterò il cuore e l'anima. Non posso perdere col mio capo. Ultima! Vai! Vai! Vai ancora! Mancava un pelo! Vai, vai, vai! Non sembra ma... È dura, eh? Però è bello girare. Vediamo adesso Graziano cosa mi combina. Sul testamento mi ha lasciato qualcosa? Tanti debiti. Ah, grazie. Oh, dico io, eh! Ma te ne ha fatti? Beh, ti pari! Ho già vinto, eh! Ho già vinto, ho già vinto! Ho già vinto, ho già vinto! Ok! Ok! La giostra mi dà la testa. Secondo me l'abbiamo perso. Graziano l'abbiamo perso.
Vincere con lui non c'è merito, è sempre lui il numero uno, sempre lui. Partendo usando adesso il parco, dobbiamo certamente mantenere certi criteri. Di criteri vuol dire non bisogna mai fermarsi al centro, mai fermarsi dietro una curva o dietro una collina. Se uno ha bisogno di fermarsi, tutto a destra, tutto a sinistra. Fa spazio reale, perché c'è gente che va anche più veloce per evitare qualche incidente, ok? Poi la posizione giusta cos'è? Sempre i pedali in bilancia, ok? Né un piede a sinistra né un in basso, ok? Sempre in bilancia, ma ogni tanto la sella viene abbassata e si bisogna tenere il baricentro il più basso possibile, ok? La vista va molto allungata e proteggersi, cioè andare giù non con i braccia tirate, sembra avvicinarsi, perché il miglior sospensione è sempre il braccio e il piede e le gambe, ok? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Visto che siamo fatti un pezzo dalla Jerry Line, abbiamo il prossimo bigo, entriamo nella Hammer Line, che diventa un po' più divertente, che c'è già qualche saltino in mezzo, tipo panettone, facile da fare per tutti, ok? Adesso prendiamo la seggiovia, andiamo sul Valcroce e poi facciamo una piccola pedalata per poi arrivare alla Malga Rossa. Una discesa veramente impegnativa, ma ce l'abbiamo fatta. Non è la più difficile qui sulla Plose, dove c'è questo bike park, dove ci sono diverse discese naturalmente da affrontare in base al proprio grado di preparazione. Devo dire che ho visto il nostro gruppo veramente affiatato e devo dire anche che è un gruppo che, proseguendo la stagione di biciclissima qui su queste piste e su questi tracciati, ha fatto fiato, ha fatto muscoli, ha fatto braccia e di conseguenza affronta le discese alla grande. Siamo ritornati in seggiovia, caricando le biciclette a Valcroce, 2050 metri circa di altitudine,
E naturalmente adesso cross country, vero era? Sì, adesso dobbiamo pedalare. Tanto? No, sono 4 chilometri. 4 chilometri come sono? 100 metri. Di dislivello. Dislivello. Allora ce la facciamo. Questo ce la facciamo. Allora Max, siamo arrivati più o meno a metà strada, abbiamo trovato anche una panchina per poter tirare il fiato, ma qua soprattutto c'è un panorama incredibile che mi lascia estasiato. Vorresti commentarci i nomi di queste montagne che abbiamo davanti? Bravo, fai bene a dirlo perché veramente abbiamo una vista stupenda. Iniziamo tutto a sinistra, con la rossa che manca poco, dove mangiamo il nostro pranzo. A sinistra vedremo la montagna più alta che si chiama il Sasso Putia, il grande e il piccolo, che è 2009, giusto a capire un po' come livello. Poi c'è la Forcella del Putia, che è molto bella a piedi. Poi ci sono le Orle di Ores, dove siamo noi, facciamo parte del comune di Bressanone. Davanti abbiamo le Orle di Funes, col Sassarigais e la Forchetta, sono le punte più alte, che sono 3025 metri. Tutto a destra, in fondo, vedremo addirittura il Sasso Lungo e il Sasso Piatto, che vuol dire che vicino c'è anche il passo Sella. Peccato che non riusciamo a vedere il Sella perché è più basso. Perché ci sono le ode che coprono. Poi davanti c'è la cresta della Rascesa, quella davanti, che divide la Val di Funes con la Val Gardena. Più dietro vediamo un pezzo delle Alpi di Susi con le Rostzene, si chiamano le montagne. Tutto a destra c'è il Schiller e vuol dire che lì sotto c'è Bolzano. Un panorama quindi a 360 gradi. E quindi abbiamo Bolzano, dietro la montagna più a destra, la Val di Funes, la Val Gardena, la Val Badia. Quindi quattro valli davanti a noi. Bellissimo. Insomma, qui siamo a Rossalm, che in dialetto mi hanno detto che... Allora, Alm è la malga. Esattamente. E Ross, sì, in dialetto è cavallo. Giusto, sì. Quindi malga cavallo in malga, italiano. Malga cavallo in italiano. Possiamo dire così. Esatto. E qui c'è Werner, giovanissimo, 32 anni. Praticamente ha lavorato qui per anni. Il fratello in cucina e adesso gestisci questo posto. Esatto, sì. Allora, butta subito i jolly, i tuoi piatti forti per chi viene qui a mangiare. Allora, naturalmente i nostri affettati classici della nostra zona, speck, salumi, il nostro salume di cervo, formaggi tipici che abbiamo, dopo i canederli classici in ognuno modalità, possiamo dirlo allo speck, in brodo, oppure ai spinaci o ai formaggi. Canederli è una specialità. Grazie mille. Io ho mangiato anche una cosa di crauti, con delle frittelle di patate. Esatto, come è si proprio, chiama quello? Erdäpfelplattland. Sono dischetti di pasta di patate con delle erbe dentro, con dei crauti a parte. Sono impazzito anche per il creme. Il creme. Siete specializzati a fare il raffano. Esatto. Sì. Ma esatto, lo allungate con un po' di panna? Esatto, esatto. Normalmente il raffano è un'erba molto molto forte. Infatti, che ti libera tutto, dopo quello poi sì,
mangiarlo. Ma tutto. Ah, guarda, è fantastico. E noi finiamo un po' con la mela dentro. Mi sono fatto un po' tre bicchieri di creme. Potrei fare i 5000 metri adesso. E quello puoi mangiarlo con ogni impasto, magari con lo speck, col formaggio, soltanto col pane. Esatto. È un ben... Senti, vedo che qua la famiglia trionfa. Hai fatto un'area giochi, sì, per bambini. Esattamente. Quindi, ma quanti coperti riesci a fare in un giorno? Ma come oggi. Come oggi, tipo? 600. Eh? 600? 600? E quanti siete? Quasi 20. Beh, bravissimi allora, scusami. Beh, qua è aperto tenete aperto fino a quando? A novembre, il primo novembre è la stagione estiva che è chiusa e dopo di nuovo... Ma ottobre ancora c'è gente? Sì, ce n'è. Settembre è bello, la gente arriva, sono dei nostri che arrivano, ma anche dei turisti. E sì, poi va avanti d'inverno. Esatto, dopo abbiamo un mese più o meno. Non oso immaginare cos'è qua l'inverno, perché qua siamo in mezzo... Praticamente al centro dell'incontro. Le piste vanno a parte da qua. Qua sono anche la pista di slittino che iniziano proprio dalla baita nostra, no? È un bel punto sia d'inverno sia d'estate, no? Non c'è niente da fare, dovete venire qua da Werner a Rossalma, dovete venire, mangiare, stare tranquilli. Passeggiata in MTB, in bicicletta assistita, e quest'inverno con gli sci o con lo slittino. Esattamente, possibilmente, o a piedi. E Werner vi aspetta. Grazie mille. È fantastico. Sempre dalla Plose, sopra Bressanone. Stiamo per ripartire, lasciamo la Rossalma qui alla Plose. Siamo quanti metri d'altitudine avrà? Circa 2200? Sì, però tu mi hai ingannato, mi hai detto che era una piccola salita, invece era una grande salita. Dovete sapere. Alla fine che... è più veloce di me, quindi. Ma. È una sportiva, questa correva in discesa, slalom gigante, fortissima. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che tu mi hai detto che qua non si vedono le bottiglie di plastica. No, vero? Cerchiamo proprio di togliere tutta la plastica sulla Plose, quindi non ci sono le bottiglie di plastica e c'è la possibilità di prendere delle borracce di alluminio. Sì, e di mettere l'acqua gratuitamente in tutte le baite sulla Plose. Tu guarda dietro, io mi ero attrezzato, lo vedi il mio zaino? Ottimo, quindi ottimo. Qui ci vorrebbe dentro grappa però, non acqua, per finire la serata. Però da qui... No, l'acqua sulla Plose è proprio... È l'acqua Plose. Qui, volendo, noi andremo a Bressanone in bicicletta, sparati, facendo fatica? No, tutto giù. Sì, si può. Tutto giù? Ci sono... No, non ci sono delle salite. Di la verità. È la verità. Vera ci dice che possiamo da qui, da 2200 metri circa, affiondarci a Bressanone senza fare fatica. È da crederci, secondo voi? Beh, venite, provate, poi la trovate a Bressanone Turismo e gli dite: no, tu ci hai ingannato, vero? Non è vero. Andiamo a Bressanone. Ci siamo. She'll always be there. She took my hand.
Siamo fiondati dalla Plose fino alla città vescovile, città di Bressanone, con Vera. Bicicletta è un fulmine, noi la bicicletta l'abbiamo appoggiata. Peter Brunner è il sindaco, guardate che bel sindaco che ha la città di Bressanone. Il Duomo alla nostra sinistra, il comune dietro, l'abbazia di Novacella, insomma una città, la prima città del Tirolo, vero sindaco? Sì, anche la più vecchia. La più vecchia città del Tirolo, pensate, vieni qui Vera. È vero che è bella Bressanone, ma è bella anche Vera, vero? Sì, sì, lei è bellissima e anche appassionata proprio della bici, perché ora abbiamo proprio la combinazione giusta. Combinazione giusta. Logicamente, siamo andati sulla Plose, abbiamo scoperto degli itinerari, ci hanno insegnato ad andare in bicicletta, abbiamo mangiato benissimo, ma sulla Plose poi bisogna puntare lo sguardo su questa città, perché è una città da vedere. Quanto incide il mondo bike nell'indotto, nell'economia turistica, sindaco, qua? Ma incide sicuramente sempre di più. Se ricordiamo anni addietro, naturalmente c'era proprio il bike, una cosa proprio a parte, non aveva una certa priorità. Invece oggi fa parte sia, devo dire, del tessuto della gente, degli abitanti, dei cittadini, come anche dei turisti. È veramente anche diventato un settore importantissimo. Settore importantissimo, ma però abbiamo visto Bressanone turismo, guide, bike, escursionisti, quanto è importante lavorare insieme per lanciare il prodotto bike? No, è importantissimo, soprattutto anche perché abbiamo, soprattutto lì sui tracciati, sui sentieri dove si va naturalmente non solo gli utenti che sono i ciclisti, ma abbiamo anche gli escursionisti e spesso anche troviamo anche naturalmente che c'è l'agricoltura, ci sono i contadini che vanno con i loro attrezzi, per quello ci vuole naturalmente una certa solidarietà, un certo rispetto di ognuno anche verso l'altro. Avete delle novità per la bicicletta? Sì, sì, abbiamo diverse novità. Adesso proprio da ultimo abbiamo un nuovo tracciato che va da Bressanone per Albes, Tiso per la Val di Funes, dove naturalmente si raggiunge anche altri comuni, e naturalmente lì abbiamo diverse baite, come già detto, anche dove si va a mangiare, ci sono le tradizioni, e c'è il mangiare anche tipico proprio dell'Alto Adige, soprattutto della Val di Sarco, e il vino bianco, che naturalmente è anche quello una cosa. Ci ha fatto venire la colina in bocca, però ce ne facciamo un bicchiere. Per Bressanone, volentieri. Ecco, ci facciamo un bicchiere di vino bianco dopo. Cosa bisogna vedere assolutamente a Bressanone, a parte tutto? Sì, allora assolutamente si deve vedere. In primis abbiamo quattro tracciati sulla Plose, proprio dove uno può andare da appassionato, però anche è quasi da professionista che vuole c'è qualcosa di meno ripido, di qualcosa di più difficile. Abbiamo questi quattro tracciati per i mountain bike, e dopo naturalmente abbiamo noi sulla Plose delle bellissime baite, dove proprio da Val Croce si va su per dire al Rifugio Cai o anche alla Rossalm, e proprio lì naturalmente veramente tracciati dove si può andare tranquillamente con la bici. Devo dire, hai il panorama bellissimo. È vero. E bere e mangiare stupendo, proprio guardavano eccezionale. Guardavano più Vera del panorama. Allora, cos'è che invece, cosa non bisogna perdere assolutamente? Qual è l'errore che si potrebbe fare nel bike? Voi che avete anche questo passaggio della Monaco-Venezia, insomma, sì. Voi vi siete attrezzati subito con delle ciclabili anche cittadine, dei percorsi che intercettano questo flusso, si parla di più di un milione di turisti che passano lì in bike. Ma c'è tanto da non perdere, perché noi abbiamo veramente sia la città come anche la montagna, e cerchiamo anche con questa sinergia, questa combinazione proprio di giocare città col centro storico, col Duomo, con musei, con una bella enogastronomia, e naturalmente la Plose, che sia d'estate per gli escursionisti, come anche per i ciclisti, come anche naturalmente d'inverno per snowboard, per i sciatori, è bellissimo. Per questo veramente, dobbiamo dire, è una combinazione, si deve dire, perfetta. Perfetta. Bressanone, mi raccomando, anche gli amanti del bike, vengono. Si può girare in bici a Bressanone? Si può girare in bici tutto l'anno, abbiamo anche questo autorizzato, proprio perché vogliamo che venga vissuto non solo dai turisti ma anche dai cittadini, e non è solo un mezzo per il tempo libero, è anche un mezzo per andare per spostarsi. Anche per andare al lavoro. Abbiamo diversi progetti anche bellissimi attualmente, proprio e-bike to work, per andare al lavoro, e questo è veramente anche un nuovo traguardo di portare la gente ancora di più sulla bici. Allora, le spese di rappresentanza del comune di Bressanone le permettono 6 bicchieri di vino bianco buono? Quelle sicuramente li permettono. Allora, e vi invito. Andiamo. Qui
qui a Bressanone fanno una festa del pane che è la fine del mondo, poi c'è un vino fantastico, una città da scoprire veramente. Se vi fermate, rimanete. Eccoci qua nel salotto di Bressanone, ma in particolare l'angolo del sindaco e diciamolo anche del direttore Werner Zanotti di Bressanone Turismo, giusto? Sì, buonasera a voi e buonasera qui nel cosiddetto salotto del sindaco. Ecco, bellissimo questo salotto e mi ha incuriosito subito questa bellissima borraccia che ricorda un pochino anche la mia infanzia quando andavo a prendere il latte, ma da qui c'è tutta una storia che mi piacerebbe sapere. In qualche parola sua, Werner. Nel 2019 abbiamo deciso di eliminare la plastica dalla montagna, soprattutto tutta la plastica monouso, tutta la plastica, per esempio le bottigliette d'acqua, e abbiamo introdotto questa bellissima borraccia per rendere un omaggio all'acqua, per avere una possibilità ai nostri ospiti di praticamente prendere l'acqua da tutte le fontane. Avete mappato tutte le fontane, mi sembra, abbiamo giusto? Fatto una mappa di tutte le fontane, sono tutte con acqua potabile. E l'acqua del sindaco non costa? Non costa. Diciamolo, ed è buona soprattutto. È buona e ha un valore, ecco, ed è questa anche una valorizzazione dell'acqua, esatto, del Poi, sindaco. Poi, soprattutto da questo discorso, si è ampliato tutto il discorso, è partito già a monte, di essere completamente green. Assolutamente, questo è il nostro approccio, ci stiamo lavorando, non lo siamo in tutti i reparti, stiamo cercando di dare il nostro meglio. Per esempio nel 2019 abbiamo anche fatto tutto il mercatino di Natale, abbiamo eliminato tutta la plastica monouso e cerchiamo, il primo approccio è sempre di evitare l'immondizia, questo è il primo approccio e abbiamo praticamente questo approccio su tutta la destinazione di Bressanone. Bene, oggi abbiamo visto un incantevole paesaggio, siamo andati con le bike, ecco, però siamo a Bressanone, io vorrei fare anche un invito ai nostri telespettatori, Bressanone oltre l'estate. Allora, Bressanone negli ultimi anni ha investito tantissimo nell'abbellimento della città, vediamo qua anche hanno rimesso tutti i cubetti in tutto il centro storico, hanno messo il teleriscaldamento, anche questo è un grande messaggio all'ambiente. Cioè Bressanone sta investendo di anno in anno tanti soldi nella sua città, perché è una città bellissima, una città è un gioiello, con una storia di 1100 anni ed è giusto che venga abbellita di giorno in giorno. Sì, ma io penso che qua lavorano anche di notte, perché veramente non c'è un filo d'erba che viene fuori dai ciottoli, abbiamo visto dei campi meravigliosi, tutti curati, cioè qui c'è una cultura, oltre che l'attenzione, io penso che qui proprio la gente ha radicato questa cultura del bello e vuole essere bella con Bressanone. Il turismo vive, il turismo in Alto Adige vive dalla cura del territorio, dalla cura dell'ambiente, questo è il nostro marketing. Se riusciamo ad andare avanti così, facciamo a noi stessi un grande dono e per i nostri ospiti presentiamo una terra che secondo me è unica nelle Alpi. Allora, io ti ringrazio tantissimo e devo dire che Bressanone, quello che abbiamo visto oggi, deve essere anche una luce, un esempio per tanti altri posti dell'Italia che hanno bisogno di avere questo tipo di cura. Quindi grazie, Bernardo. Grazie a voi e grazie di essere qui con noi a Bressanone. E da Bressanone, prima dalla Plose naturalmente, vi salutiamo con un brindisi. L'invito naturalmente è quello di venire in mountain bike, ma di tenere gli occhi ben aperti per i panorami, per le montagne, ma anche per le bellezze storiche della più antica città del Tirolo. Evviva! Evviva. Amici di Biciclissima, benvenuti all'interno di questo nuovo angolo tecnico. Siamo qui oggi con il nostro amico Patrick che ci mostrerà come andare a regolare il cambio della nostra bicicletta quando iniziamo a sentire quel classico rumorino di ferraglia o ci dà qualche problemino. Prima cosa bisogna verificare il fine corsa della bicicletta, che sarebbero i registri che non ti fanno cadere la catena nella parte mozzo o nella parte telaio. E ci sono due piccole vitine posteriori dietro, una alta e una bassa, che spostano
il derailleur posteriore sul pignone più piccolo o sul pignone più grande. Per tutti invece i pignoni intermedi abbiamo la tensione, che è la parte della tensione del cavo, che si regola a sensazione in base al rumore se viene dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. Pedalando con la bicicletta, se la catena fa fatica a salire, bisogna svitare il registro in modo che aumenta la tensione del cavo e la catena sale in modo più agevole. Viceversa, se la catena scende troppo lentamente, si avvita il registro in modo che agevoliamo la discesa da parte della catena. Patrick, per quanto riguarda invece la catena, ogni quanto consiglieresti di cambiarla? Sulle bici da corsa, indicativamente, sono intorno ai 4.000 km, l'usura media di una catena. Sulle bici elettriche o i bike in generale, sono intorno ai 1.000 km come usura. Essendo che c'è il motore più la forza di chi pedala, è un po' più elevata, diciamo, l'usura. È necessario anche andare a sostituire il pacco pignoni oppure magari in concomitanza del cambio della catena oppure non è necessario questo secondo passaggio? I pignoni vanno sostituiti nel tempo, no? Normalmente ogni 6-7 catene sulle bici normali o ogni 2-3 catene sulle bike viene sostituito assieme il pignone. Diciamo che quando si cambia, se salta la catena sui pignoni, è sintomo che bisogna cambiare anche i pignoni. Se invece la catena è regolare sui pignoni, si mantengono i pignoni già esistenti. Benissimo, grazie Patrick per i tuoi consigli e le tue indicazioni e noi ci rivediamo nel prossimo Angolo Tecnico. Si è conclusa la 44esima edizione del tradizionale Giro Ciclistico delle Dolomiti. Nell'ultima tappa i partecipanti hanno percorso 86,5 km con 402 metri di dislivello da Bolzano fino a Bassa Tesina, dove si è svolta la crono a squadre. Nella prova si è imposta la squadra a tutta, composta da Simone Piccina, Luca Mazzurana, Luca Monterosso, Michele Lisi e Cristian Dallago. Le cicliste e i ciclisti del Giro delle Dolomiti, provenienti da 25 paesi, sono partiti dalla Fiera di Bolzano diretti a Frangalli, da dove sono saliti a Cornaiano e hanno disputato i 2 chilometri di giro sprint. Poi il gruppo è arrivato a Cortina, dove è iniziata la crono a squadre di 15,7 chilometri. La vittoria è andata al team Tutta, composto come detto da Simone Piccina, Luca Mazzurana, Luca Monterosso, Michele Lisi e Cristian Dallago. Il quintetto ha portato a termine il percorso in 19 minuti 4 secondi con una velocità media di 49,391 km l'ora. Una frazione che non ha cambiato la classifica. I vincitori del 44esimo Giro delle Dolomiti erano stati decretati già nella giornata di venerdì. In campo maschile si è fermato il vipitenese Thomas Schnitzer con un tempo complessivo di 1:39:12, mentre la tedesca Julia Jedelhauser si è affermata in campo femminile con il tempo di 2:02:33. Mi alzo sui pedali e via, su cime e sentieri della vita mia. Ciclissima su, più su. In collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Assicurazioni Andreotti Carlovi, Agenzia Generali di Cless, Bicigriff Edo, Patrick Bike, Montura, Top Dolomites Gran Fondo, Madonna di Campiglio, con Francesco Moser, Pregis, al servizio della ristorazione, Bemer Italia, terapia fisica vascolare, Ristorante Mozioni, Fish and Wine, a Riva del Garda, Cerco Casa in Trentino, l'immobiliare del territorio trentino, Panem, il viaggio nel panino italiano, Garmin, Ceccato Automobili, Gioielleria Orologeria Stedile.